E questo è l'interno dell'edificio di Via Cinquini a Cagliari. Ecco qua. Io volevo mettere in luce ovviamente questa situazione paradossale che ha veramente dell'incredibile. È un mare, un tappeto di siringhe. Attorno non vedo altro che immondizie, escrementi e siringhe. Ci sono migliaia di siringhe adoperate, utilizzate da tantissimi tossicodipendenti che ogni giorno chiaramente si recano in questo edificio per cercare un minimo di riparo per bucarsi. Oggi, quest'oggi ovviamente appena trascorsa la notte di Halloween, siamo ai primissimi giorni di novembre, ovviamente, venerdì 2 novembre 2012. Questa è la situazione che traspare dall'edificio di Via Cinquini a Cagliari. Spero proprio che il sindaco Massimo Zedda o qualcuno degli assessori competenti riesca a intravedere lo schifo che aleggia qua dentro. È un edificio all'interno del quale chiunque può accedervi. Ecco qua. Addirittura c'è un tappeto che fa bella mostra di sé, le numerose stanze strapiene di immondizie, siringhe e soprattutto anche materiale che è anche altamente dannoso per la salute. Ovviamente quello che stiamo cercando di fare è anche venire incontro a quelle che sono le necessità e le esigenze di chi purtroppo è costretto anche a recarsi qui dentro. Tutto nel dimenticatoio. Benito, io vado via lasciandoti insomma questo piccolo auspicio che insomma le cose si possano quantomeno risolvere. Che ne pensi? Speriamo. Speriamo si risolva. Rimane il fatto che se tu hai necessità di aiuto, hai visto, tanto ci sono gli amici, gli angeli di Sardegna, i volontari di Ronda, per qualsiasi cosa c'è Giancarlo Murgia, visto che dal comune di Cagliari ovviamente tutto tace. Sì, proprio tace. Va bene. Io non prendo neanche, io dovrei prendere almeno qualche cosettina. Certo, un piccolo sussidio, certo. Un minimo, dai, lo prendono. Certo. Io non ho niente contro le comunità, per carità. Certo. Non diventare anche alla fine. No, beh, chiaro, chiaro. Io sono andato, ho chiesto, guarda te. Certo. Sì, ma non io non so chiedere mica, non so che cosa. Non è triste, perché un'assistenza sociale non. Esatto, soprattutto esatto, l'assistente sociale, hai detto bene, esatto. Vuol dire che io sono uscito, l'ultima volta che sono uscito dal carcere, non la penti. Beh, ero deciso di non farmi più, sono rimasto 3 mesi, infatti. E poi sei ricaduto nel buco, come si suol dire. Non voglio essere una scusa, però ha Certo. accentuato la cosa Certo, certo. per andarmi a rifare. Perché io mi sbattevo adesso in paio di qui. E ti compriamo la merce qui, capito? Certo. Poi quell'altro ti mandava dal comune ti mandavano in un altro ufficio che non so nemmeno dove. Proprio non ho sbagliato adesso sì, 3 mesi, E poi giustamente si è ricaduto nel baratro, insomma. Certo. Cioè 3 mesi, voglio vedere Chi resiste, come si suol dire. chi. Io ho detto, mi volete rimandare dentro, devo fare il casino, cioè. Ma speriamo che non ce ne sia bisogno, dai. Ma infatti c'è anche Me un lo po' auguro. perché io non posso continuare a vivere così. Assolutamente, Non ce la certo. faccio più, la veramente. Io ho 45 anni, ma non ho dentro, non posso masticare. Certo. Dai, se hai necessità, però comunque fatti dare assistenza medica, sai benissimo, eh. Anche perché poi cerchiamo di fare un bel frastuono di tutta questa situazione, perché è assurdo, ok? Dai, ci sentiamo presto. Ciao Benito. Grazie, ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie.
Sì, penso anch'io che infatti tanto fanno il giro per portarti il cibo. Sì. Dai, ci sentiamo presto, stammi bene. Ciao, 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 ciao.